Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di F1 Manager 22, nuovo appuntamento per la nuova gestione giginica della Ferrari Montmeló in Catalunya con Charles Leclerc che ha un vantaggio di 27, credo, punti, sì, 27 punti su Verstappen, Sainz segue a ruota. Attenzione, non so se vi ricorda un pochettino l'inizio di stagione reale del 2022, quando alla quarta gara noi italiani, i tifosi della Ferrari, già eravamo campioni del mondo. Se qualcuno ci avesse detto guarda che tra 10 gare Verstappen avrà 100 punti in più di Leclerc, gli avremmo riso in faccia, teste di cazzo che siamo. Ciò detto, mi sembra difficile una cosa del genere su questo gioco, anche se io spero diventi un po' più difficile. Mi piacerebbe veramente che un fenomeno come Verstappen ti facesse veramente piangere per stargli dietro, non il minimo indispensabile. Però vediamo, la speranza è l'ultima a morire, ecco perché a volte sono anche contento di non essere proprio perfetto nella gestione di alcune cose, perché se qui tu sei un robot, fai tutto alla grande, la macchina mega sviluppi, per esempio andiamo volutamente un po' a rilento con gli sviluppi, perché sennò mi immagino che, cioè, se già sei troppo forte così, non conviene, no? Il gioco perfetto, ragazzi, non esiste, questo resta un gioco fantastico che sto adorando, ma potrebbe magari con qualche aggiornamentino ricevere un pochettino più, qualche ritocchino. D'altronde non c'è un livello di difficoltà impostabile, è proprio così il gioco. La tua scuderia mi sembra un po' sempre forte, al di là che tu ne scelga una top o una bassa, perché vi ripeto, ho visto gente arrivare nella top 5 con la Williams allo stesso livello nostro dopo poche gare della prima stagione. Non ha senso, a sto punto meglio poi giocare con una squadra top. Il nostro problema però, che abbiamo individuato già qui, il simulatore è ancora, mica ce ne mette di tempo, ma non è qua, però sono le strutture operative, credo, centro meteorologico, perché per la questione di strategie e previsioni meteo lì non c'entra, cioè diciamo è sfiga e imprecisione e non sapere bene cosa fare. Quindi qua ci vogliamo assolutamente aggiornare un pochettino, perché la pioggia a quanto pare ci dà sempre delle rogne, perché non riusciamo bene, cioè naturalmente la testa di Gigino prende le decisioni, ma deve avere gli strumenti per poter prendere anche quelle giuste, perché insomma nessuno è Gandalf qui, no? Noi possiamo solo decidere cosa fare con gli strumenti che ci sono concessi. Nel frattempo qui, attenzione a queste mail importanti. Il nostro ingegnere ha completato la ricerca per il telaio. Molto bene. Volendo possiamo ricercarne uno nuovo. A questo punto, dopo aver fatto il telaio, io andrei a ricercare un po' di sottoscocca, che magari ci sono delle monetine nascoste, le troviamo, facciamo budget. Ore galleria del vento, ne abbiamo tante, ma facciamo una ventina, non lo so. Ecco, sono queste le cose alle quali mi riferisco. Per esempio, mi avete anche detto voi di non usare più di un ingegnere a progetto, perché velocizza troppo le cose e gli avversari non ti stanno al passo, perché anche loro fanno un ingegnere a progetto. Dunque seguiamo. Quasi 1 milione sotto scorta. Mortacci, ma è un asse di legno, ma te la porto io dallo scasso qua. Però probabilmente non è solo quello. Ricordiamo che Sainz sta sempre correndo col vecchio telaio. Io non ho visto grosse differenze, ragazzi, però un paio di sti telai nuovi pure li produrrei, non ci serviranno niente, credo. Dobbiamo farle libere, quindi finiamo di massacrare questi componenti qui. Mentre per quanto riguarda Sainz, andrei a rimontare la scatola del cambio, che fa ancora un po' di fatica, per cominciare a fare un po' di gestione. Ora che abbiamo dei componenti usurati, magari li possiamo usare proprio per le libere. Tra l'altro pure lui, motore, andrà montato un'altra unità a tutti e due. Punti sviluppo a piloti e personale, il solito nostro check, non ne abbiamo, quindi via, procediamo. Non mi interessa, perché è sicuramente un bravissimo ragazzo, però tutti quelli che fanno F1 Manager si ritrovano questo qua in squadra, quindi già mi sta sui coglioni, non lo voglio. Abbiamo 3 anni di contratto con Leclerc e Sainz, vedremo poi se fare qualche colpaccio un po' strano, tipo, che ne so, cercare di portare Verstappen in Ferrari o Hamilton, che non c'è mai stato in 47 anni di carriera. E per il momento, insomma, la nostra squadra ce l'abbiamo e dobbiamo portarcela avanti così. Qua mettiamo Q2 e Q3 per forza di cose, posizione finale, giro veloce. Giro veloce mi fa sempre un po' paura, però ce lo vogliamo rischiare? Ma insomma, vediamo. Max Verstappen l'anno scorso, giro più veloce 1:18:149. Questa è una bella pista, è una bella pista. 2 DRS, uno un po' difficile. Ah, tra l'altro avrà le nuove modifiche, no? Per esempio questa parte qui, ok? Prima era molto più netta e mi sa che in effetti è modificata così dalla mappa. Beh sì, dai, ci mancherebbe altro. Strategie previste, la bianca io la
eviterei, forse fare rossa media media, c'è anche chi può fare rossa media rossa, però è un po' al limite, diciamo, se uno vuole spingere quantomeno, forse non arriva proprio ottimamente alla fine. Intanto andiamo a vedere un pochettino, prove libere, qualifiche, tutto quanto, e poi via! Il fuoco della Formula 1 soffia su Barcellona! Il primo gran premio tenuto qui fu vinto da Nigel Mansell dopo un pazzesco testa a testa con Ayrton Senna. Chi riuscirà a ripetere l'impresa questo weekend? Di andare testa a testa con Senna credo nessuno. Leclerc, di ritorno da una bella lampada, si è abbronzato per recuperare le energie. Cominciano le qualifiche, quindi andiamo a sostituire. I motori naturalmente sono quelli a disposizione, dunque non c'è penalità, ovviamente, ragazzi, altrimenti sarebbe impossibile. Finché si montano quelli previsti dal regolamento va tutto bene. Se li finisci e devi montarne altri, allora lì si va in penalità. Radio check, okay. Radio check, ok. Con quale voce, Carletto? Si era appena preso una mentina. Allora, io qui, ragazzi, comincio ad avere sempre una filosofia abbastanza standard. Il Q1 cerco di passarlo con una gomma media, che tanto la Ferrari ce la fa senza troppi problemi, e conserviamo una rossa in più completamente nuova, che non è una brutta cosa. Andiamo a vedere i settori di Sainz e di Leclerc. Abbiamo i riferimenti perché naturalmente hanno girato praticamente quasi tutti quanti, con Verstappen che ha per adesso il miglior tempo in 1:18.2. Fucsia il settore di Leclerc, che è andato a migliorare quello di Sainz. Le gomme sono troppo calde, sbattiamocene. Vediamo Sainz, passa sulla seconda fotocellula. Tra poco, 5-6 secondi avanti rispetto a Leclerc. Sainz va a settore fucsia nel centrale. Arriva anche Leclerc adesso, lo ribadisce. Leclerc sta andando più forte di Carlos. Sarà, credo, l'unico tentativo che faremo. Va a chiudere il giro Sainz sull'ultima curva adesso. Tempo da battere o anche no, in realtà 1:18.2. Sainz conclude con 1:18.0 con gomma media. Vola la Ferrari, ma magari non si spinge. Al massimo 17.8. 17.8, si può scendere tantissimo perché nelle libere giravano 17.5. Ma comunque bene, credo che il taglio con la gomma media del culo sia fatto. Anche su questo forse ci sarebbe qualcosina da fare, nel senso che la differenza di prestazione tra le tre mescole, per la verità, c'è, ma è veramente troppo piccola. Andrebbe un po' allargata, andrebbero riviste un pochettino anche le usure. Fighissimo, ma la perfezione è impossibile trovarla. E comunque Leclerc ha fatto un giro della Madonna, perché due decimi a Sainz con la stessa gomma. Va bene, lui ha dato due decimi a Verstappen che ha girato con la rossa, però è l'unico in 17 in questo Q1. Bravo. Potremmo quasi riproporre la gomma media nel Q2, ma in realtà adesso non ha più senso, perché poi ci serve pure per la gara la gomma media. Qui c'è un rischio più alto, quindi io li farei uscire per due tentativi, perché non si tratta solo di passare un taglio, ma di essere sicuri di fare il massimo. Quindi è che nel primo tentativo rischio traffico molto alto, si lanciano. Vediamo per esempio Leclerc, che sta per arrivare subito a Bottas. Sainz credo che davanti non abbia nessuno, infatti a Leclerc, a quella distanza lì che vediamo. ...22 secondi, primo settore di Leclerc, 22... no, sono lì, Leclerc non sta perdendo tempo. Adesso sì, però. E infatti Sainz lo rimonta di brutto. Vediamo se Sainz anche perde, perché non è solo Bottas, ma anche Russell. Questa è una vera piaga, terribile così. Leclerc 1:18.2, Sainz. Ma guarda Sainz, adesso tirerei un'inchiodata e fermerei. Era Hamilton, non Russell. Sainz addirittura va a girare in 20. No, in 19.5. Questi doppiati, cioè doppiati. Doppiati intendiamo dire quelli che vanno lenti e non devono ostacolare, perché loro non stanno facendo il giro di qualifica. Si stavano lanciando. E manco li penalizzano. Va bene, allora
torniamo e andiamo a fare il nostro giro al tempo che diciamo noi. Sarebbe bello, diciamo, attenersi sempre alla realtà, perché la verità è che nel Q3 almeno due tentativi li fai. Però se sul primo sei sicuro di che chiunque ti trovi davanti e te lo trovi ti rompe i coglioni, diventa una gomma quasi buttata al vento. Nel frattempo però adesso siamo quasi pronti, noi usciremo qualcosa come a 5 minuti, così non ci troviamo né rientri né ripartenze. Guardate, Sainz, cioè, è finito decimo. Verstappen 18-2 non è un gran giro, considerando che siamo in qualifica neanche il suo, ma anche loro soffrono di questa cosa, cioè anche Verstappen avrà beccato qualcuno tra i piedi. Russell e Perez rientrano, Verstappen probabilmente anche, quindi questo è un giro più veritiero. Non ha preso uscita dai box, vero, nemmeno Carletto, ok, ma perché questo giro è fondamentale. È l'ultimo tentativo, Carletto è secondo ma non ci durerà mai, perché se gli altri riescono a fare un giro senza traffico si ritorna sul 17 alto. È lento Verstappen, 18-2 però, abbiamo fatto 17-7 con Leclerc. Vediamo Sainz, ma come fanno? Vabbè, nel primo settore non c'era stato traffico, era stato velocissimo. Ovviamente sarà fucsia, immagino, nel settore centrale invece, ora che non ha traffico. Vediamo Carlos. Arriva qua in fondo tra poco, eccolo la fucsia, 29-4 il settore centrale di Sainz, mentre quello di Leclerc... Rifuxia 29-3, allora li aspettiamo solamente sul traguardo. Sainz va ad affrontare l'ultima chicane per chiudere il giro. Probabilmente in 17 direi. Sainz si spara adesso sul traguardo, 17-8. Arriva Leclerc, ultima curva anche per lui. 17-7, un decimo. Nel frattempo stanno uscendo qua anche Max, credo che si stia lanciando ora. Sì, scalda le gomme Max. Che peccato non poter vedere, cioè lo vedo se fa fucsia o no, però non possiamo vedere proprio i tempi. Tipo qui in basso abbiamo solo e soltanto i nostri piloti. Verstappen, ascoltiamo un po' questo Red Bull Powertrains all'opera. Si sta lanciando Super Max, prova ad andare a sfidare due Ferrari, ma fino ad adesso nel corso di queste Q non è stato realmente in grado. Però Super Max non è tanto super qui, e Ferrari ringrazia. Vediamolo, primo settore si migliora se stesso, ma non le due Ferrari. Che bell'eco però che fa. Fine della sessione. Va bene, ovviamente le Ferrari hanno preso bandiera, il loro giro l'hanno fatto. Incredibile, 17-7, 17-8, distrutto il giro veloce di Max Verstappen, record. A questo punto non credo fosse in gara, perché continua a farli. Si migliora anche nel settore centrale Max. Occhio qui ai track limits, a tenere le gomme interne al di qua della riga bianca. Numero 1 Verstappen ce l'ha stampato lì, ma in questo inizio di stagione un po' fiacco contro le Ferrari. Speriamo che però non riprenda dalla realtà e che poi Verstappen alla fine non conclude con 200 punti più di Leclerc. Verstappen si è migliorato in tutti i settori, ma non riesce ad andare oltre l'1:18:1, ribadendo in sostanza quello che lui riesce a fare qui al Montmeló. 18:1, anche il suo giro record di sempre, 10 millesimi più lento del suo record dell'anno scorso, ma le Ferrari 17:7, 17:8 sembrano imbattibili. La prestazione della Red Bull nelle sessioni di qualifica fa ben sperare. Fa ben oggi sperare le Ferrari, se mi permetti, però. Io andrei, sì, di due medie e una rossa, detto fra noi, ragazzi, perché possiamo permettercelo, nel senso che siamo molto veloci. Mentre i piloti prendono posizione. Solo in un turno di libera Verstappen è stato il più veloce, ma poi grande dominio Ferrari. E vediamo se la gara... con il lampadato Carletto. Vediamo se approfitterà della sua posizione. Si è bruciato talmente tanto che ha gli occhi bianchi, non si vedono più. Si sono sciolti al sole. C'è Sainz. Sainz completa la prima fila Ferrari. Di ieri, oggi la partenza sarà a ridosso della pole. Secondo, a ridosso della pole. Verstappen fa il minimo. Terzo.
Ci siamo. Vediamo. Sui motori. Grande tensione per Max Verstappen, che si è lamentato un pochettino dopo le qualifiche con la squadra di non riuscire ad avere una macchina sotto mano. Dice: come mai che la Ferrari ci dà tutto questo margine? E vediamolo se riuscirà a tirare qualche zampata in gara. Mi sembra partito con un ottimo spunto, per la verità. Super Max Verstappen si affianca a Sainz. Vediamo se proverà dall'esterno a combinargli qualche scherzettino. Mi sa di sì, perché poi si gira da quest'altra parte. All'esterno adesso è Sainz costretto ad andare a guadare su un cordolo per mantenere la posizione, ma Verstappen insiste. Sainz cosa sta combinando? Va tutto esterno, metà macchina sull'erba per non concedere la posizione a Super Max, e alla fine riesce, ma che fatica. Grande spunto della Red Bull. Intanto attenzione, lì c'è una Mercedes, è quella di Lewis Hamilton, che finisce un po' larga nella battaglia interna con George Russell, che tiene dietro un fantastico Alonso in settima posizione, poi Bottas, Ocon e Magnussen, questi i primi 10. Mentre prova ad andare Leclerc, attaccatissimo Carlos Sainz, attaccatissimo anche Verstappen, anche Perez, e a differenza del solito le Mercedes riescono a rimanere lì per adesso. Molto spesso dopo 3-4 curve c'era già un gruppetto di 3-4, di solito due Ferrari più una Red Bull, salvo partenze da dietro tipo Sainz, che nella scorsa ha fatto un rimontone, non confondiamoci con Monza, lo ha fatto anche qui da noi. Va Carletto, tutto invariato in griglia, almeno nelle prime 5-6 posizioni direi, poi più dietro diciamo che la nostra attenzione non arriva molto. Che cos'è quest'umidità qua? Attenzione! No, niente. 35%, vabbè, vuol dire che è bassa la possibilità che piova. Piccolo buco per le due Ferrari, che forse cercano in questo giro di togliere il DRS a Super Max. Vediamo se riusciamo a farlo veramente. Non voglio spremere tanto sulle gomme, ma abbiamo un po' di batteria. 8 decimi, le due Ferrari da Max Verstappen. Se riusciamo a dargli un paio di decimi in queste curve, è fatta. Fortissimo Hamilton, guardatelo, che mantiene assolutamente la coda di Perez. Col senno di poi sarebbe stato bello provare a guidare la Mercedes, che non è super top. Magari Ferrari Red Bull in quel caso te la fanno sudare, ma ho i miei dubbi. Nel frattempo Verstappen vede il suo distacco salire a un secondo e due per l'ottimo lavoro svolto dai due della Ferrari, che si sono trainati a vicenda fuori dalla zona pericolo. Chiaramente adesso hanno una questione interna da risolvere per chi avrà più passo per rimanere davanti. Sainz si sta veramente comportando super bene, a parte un paio di errorini in più rispetto a Leclerc, che lo hanno costretto a qualche rimonta di troppo, ma comunque emozionante, ben eseguita sempre. Perez e Verstappen si portano dietro Hamilton, che a sua volta sta facendo talmente bene a stare con le Red Bull che il suo compagno di squadra, George Russell, al momento non ha DRS. Sale, cioè rimane per la verità a 1,8 il distacco di Verstappen dalla coppia di Ferrari. Sainz adesso avrà DRS. 2 secondi, perché chiaramente Sainz si è incollato come una fisarmonica col DRS. Lasciamoli correre così. Sono molto appassionato a questo Hamilton super aggressivo, che sembra quasi in grado di andare a prendersi la posizione sulla Red Bull. Una Red Bull che mi sembra stia lavorando un po' malino in queste prime gare del campionato. Verstappen però rimane attaccato ad una speranza di soli 27 punti mondiali. Attenzione a Sainz, che prova ad andare a disturbare Leclerc, che però si rimette dentro. I due sono appaiati. Sainz all'interno, Leclerc prova a resistere all'esterno, tiene giù il piede. Vediamo chi la spunta qua in staccata. È Sainz all'interno. Leclerc se lo vede squilare, non è finita tra i due.
qua poteva quasi affondare secondo me Leclerc, ma è stato intelligente forse a pensare di non creare un danno del genere a livello di tempo. La gara è lunghissima, sembra invece più corta per Hamilton, che continua a tampinare i due Red Bull, con Perez che tra poco si aprirà in radio e dirà: Max è troppo lento, fatemi andare, perché sennò Hamilton ci fa la sorpresa. Giro veloce per Sainz nella scia di Leclerc, 1.23.3. Vedete, il 18.1 di Verstappen credo proprio che fosse un giro di qualifica. Qua addirittura Hamilton è sul lift and coast. Mamma mia, che buco che hanno fatto. E Russell deve stare attento, perché qua c'è un bellissimo gruppo dei punti che manco a farlo apposta. Termina con Magnussen in decima. Poi l'undicesimo, che è Lando Norris, è staccato di 5 secondi da quella zona lì. Ma Magnussen, Ocon, Bottas, Alonso e Russell sono insieme. Sono insieme davvero. Con Russell che prova a tener botta. È strana questa cosa, perché ha perso veramente tantissimo da Lewis Hamilton, che continua ad essere attaccatissimo alle due Red Bull. Hanno praticamente lo stesso passo. Red Bull e Hamilton hanno lo stesso passo, un gradino sotto la Ferrari per il momento. Verstappen perde un altro secondo, è a 3-2 dalla coppia di Ferrari, che nel frattempo fa il suo lì davanti senza assolutamente necessità. Qua c'è Sainz che ha più benzina, quindi gliela facciamo usare. Questo potrebbe comportare uno scambio di posizioni, perché Sainz per il momento ne ha. Facciamo così: non ostacolare compagno, passa Carlos, però Leclerc lo togliamo subito e ci riattacchiamo, perché Carlos può spingere adesso, può fare un ritmo. Intanto Perez, ma quanta benzina ha Sainz? Bravissimo, non... cioè, Leclerc è in perdita. Vedrete, sicuramente poi la storia cambierà. Nel frattempo Verstappen si è ripreso la posizione, ci siamo forse persi un bel duello qua. Si è ripreso la posizione su Perez, per un attimo si erano scambiati, non ho ben capito lì cosa è successo, stavamo un attimo dando disposizioni. Leclerc comincia a recuperare un po' di benzina, quindi glielo lascio standard. Quasi 4 secondi le due Ferrari, andando tranquille. Però Carle, quanto rallenta se faccio così? Non ostacolare compagno, non lo supera direi. Non lo supera. Sainz al giro veloce, vediamo quanto girano. Girano in 23.4 Sainz, 24.1 Leclerc. Quindi giusto così. Leclerc, tienigli lì il naso, e anzi fai anche un'altra bella cosa. Fai anche un'altra bella cosa. Guida in aria pulita. Non c'è bisogno di andare a prendere tutta la scia di Sainz. E possiamo in questo modo far respirare un pochettino la vettura. Questa è tutta gestione Ferrari, che sta asfaltando gli avversari. 4 e 7 Verstappen, 5 secondi, ah no, dal leader, ok. È sempre attaccato Perez, eppure Hamilton non molla niente. Safety car, ragazzi, safety car incredibile. Non so di chi sia la colpa, qui tutto bene, ma deve essere nelle retrovie. Il fatto, ragazzi, è che abbiamo le gomme ancora mente nuove, che non mi sembra sensato, soprattutto alla luce del fatto che i nostri avversari, pur con la soft, perché qualcuno ce l'ha, Verstappen, Hamilton, potrebbero provare la mossa. Siamo per arrivare, siamo a metà pista, bisogna pensare all'eventuale sosta, perché non vorrei che proprio adesso magari invece i nostri avversari la fanno. Però siamo 85 e 86 e non sarebbe un pit gratis, perché... sì, si perde meno, ma in questo gruppo ci finiamo. Vediamo che fanno loro.
perché poi mi dispiace pure, capito? Questi qua sono stupidi, non si fermano mai sotto safety car. Vedi che Verstappen va dentro. No, vedi, anche lui ce le ha troppo nuove. Nessuno ai box. Dai, 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 si riparte sotto safety, è buona così. Ecco, infatti l'avevo pensato perché si sono tutti quanti riuniti. E adesso si riprende a spingere. Guardalo lì Verstappen. Prova qualcosa. Ci sta pensando. Sono ripartiti intanto. Deployed. Ancora di nuovo tre giri per il DRS. Vediamo se stavolta cambia qualcosa o se le due Ferrari riprenderanno il margine. Così com'era stato a inizio gara. Con Max Verstappen all'inseguimento. Stavolta però c'è Carletto che deve consumare un po' di benzina, quindi adesso mi sembra pericoloso per Verstappen, quindi non posso fare lo swap di posizioni. Attenzione perché stiamo andando conservativi sulla gomma. Per la verità stavamo anche funzionando. Ma rimettiamo standard. No, push no. Solamente un po' di più. Ah, comunque ragazzi, Verstappen veramente boh. Ah, che roba, già si è preso un secondo. È vero che siamo partiti con l'Hers e la miscela a pallettoni, perché comunque ce l'avevamo ed è giusto così. Per rifare il gap. Ma la Red Bull non ci tiene. E Alonso ha passato Russell quando? Forse al via. Alonso, attenzione, è in mezzo alle due Mercedes. Con Hamilton sempre attaccato alla Red Bull. E Russell che chissà se riuscirà a darsi una svegliata a questo punto. Tutto il trenino. Il ritirato che ha causato la safety car è Tsunoda. 1-6 già in questo giro. No, ragazzi, imbarazzante. Ecco il DRS attivo. Arrivano appaiate le due Ferrari. Fa ridere da dire, ma mi sa tanto che intanto vediamoli qua, questo ruota a ruota clamoroso con Leclerc all'esterno di Sainz che prova a resistergli e ce la fa. Una volta Leclerc ha fatto un sorpasso all'esterno, non mi ricordo a chi, mi pare tipo a Bottas in Mercedes, proprio su questa curva. Ci ha provato anche su Sainz, ma Sainz non vuole scherzare oggi. Attenzione perché in questa ripartenza post safety car Hamilton non ha come prima il ritmo delle Red Bull. Attenzione perché non ha DRS Alonso, a questo punto lontano da Hamilton, quindi Russell probabilmente proverà a tirargli la zampata. Viene fuori e lo passa Leclerc davanti a Sainz. Accorrono da soli. Carletto si prende pure il giro veloce mentre siamo qua dietro su un gruppo ahimè più interessante. Attenzione perché Perez di nuovo arriva ad insidiare. Attenzione, Perez è su gomma media e Verstappen su rossa, Perez quindi strategia simile alla Ferrari, l'usura è quella. Verstappen invece sta andando un pochettino giù di gomma, ma ce n'è ancora. Vediamo qua chi la spunta. Bello questo duello. Perez è all'interno, mamma mia, Perez si impone tantissimo su Verstappen che resiste. Mamma mia, hanno fatto tutto il primo settore appaiati. E forse non è finita. Sì, perché Verstappen si prende adesso il vantaggio per andare ad affrontare qui tutta la zona di questo allungo davanti, probabilmente avendo un pochettino stoppato lì Sergio Perez, che infatti non può attaccarlo qua, ci riproverà sul rettilineo. Nel frattempo il giro veloce di Leclerc, 1.22.799 contro il 23.6 di Carlos Sainz, 23.7. Verstappen ha girato simile a Sainz e anche Perez. Più lento invece Hamilton, che eccolo, va in 24. Questo è il motivo della sua incapacità, diciamo dopo la ripartenza della safety car, di rimanere lì. Qua invece macelli assoluti con Alonso che si riporta davanti a Russell. Questa è una bella battaglia, è una bella battaglia. Molto meglio di come vanno le cose lì davanti. Intanto però Sainz ha tutta la benzina di questo mondo e può rispingere. Allora ragazzi, ho un'idea. Facciamo così, voglio provare a differenziare un attimo. Sainz può spingere
e lo fermiamo prima? D'altronde dobbiamo fare una cosa del genere? Che posce? Copy. Leclerc non ha più il monostacolare compagno, vero? Ok. Però cerchiamo di fargli durare di più le gomme, guidando anche in aria pulita, evitando così il suo riscaldamento. Vedete Leclerc che va a prendersi l'aria fresca. Non c'è storia con le altre scuderie, quindi dobbiamo inventare qualcosa. Ecco Sainz, vedete, che si libera dalle catene, per così dire. Però aspetta, devo lasciare il monostacolare compagno, perché comunque lui ora è dietro, non rallenta, ma non lo passa nel caso, a meno che non sia troppo più veloce, ma lì ce ne accorgiamo noi. Sainz ha avuto il via libera per spingere tantissimo su queste gomme. Infatti guardate, Sainz va oltre un secondo da Leclerc e lo fermeremo prima. Stanno durando più di quello che pensassi queste gomme medie. Quelle di Leclerc proviamo a farle durare ancora di più. 5 secondi e 2 dalla coppia di Red Bull, è impressionante. Grande Ferrari. Allora, occhio alla benzina però, Carlos, perché media rossa impossibile direi, dovrebbe fare almeno altri 20 giri. Oddio. Oddio. Da monitorare la situazione. Vediamo che succede se vado leggero con Charles. We should slow down. Ok. 5 secondi e mezzo le Red Bull. Se recuperano tipo troppo, o se recuperano in generale, perché altrimenti così Leclerc può veramente fare una sosta sola mentre facciamo spingere Sainz. Rimane sui 5 e mezzo, vediamo. O altrimenti si può andare comunque su una sola sosta con entrambi, ma Sainz montare la bianca e a Leclerc la rossa, perché adesso lui sta facendo durare di più la media. Dunque sosta intorno al giro 35-40. Ah, Verstappen si ferma. Allora lui è su due. Anche Hamilton si ferma. Tutti si fermano, vanno tutti su due soste. Ah, no, è che avevano la rossa loro. Quindi grazie. Ecco Perez che adesso si ferma, lui aveva la media. Attenzione, Sainz e Leclerc sono entrambi primi. Piccolo baghettino grafico, però, perché il terzo c'è ed è Russell e sta ancora girando con gomma rossa, che è ancora buona. Mancano alla sosta Schumacher, Ricciardo, Gasly e due Ferrari. Intanto Verstappen fa segnare un fucsia nel primo settore con gomma nuova. 22-1 Sainz, 23-0 Verstappen, 23-3 Leclerc deve spingere adesso. Sainz si fermerà tra poco per mettere la sua bianca. Guardate quanta differenza, vedete. Ha guadagnato 9 secondi Sainz su Leclerc, ma ha un 10% di usura in più. L'ha fatta fuori. Vediamo, anche per il puro divertimento di fare qualcosa di simpatico. Togliamo queste disposizioni qui a Carletto, non servono adesso. Perez ha messo media-media, quindi si deve rifermare. Verstappen ha messo soft-media. E se è un fenomeno va fino alla fine. Però è difficile. Attenzione, settore 1, bandiere gialle. Ripetute. Sembra ci sia un bloccaggio. Verstappen. E infatti ha perso 5 secondi da Perez. Va lunghissimo dall'esterno. Finisce addirittura nella ghiaia, ma riesce a liberarsi a quanto pare. Comunque pagano 41 secondi. Da Sainz, quasi due soste, incredibile la Red Bull. Box for medium. No, for hard, veramente. Box per Sainz, anche se la gomma ne ha ancora qualcosina, però voglio farlo stare tranquillo perché ha fatto praticamente metà gara con la media, sarà assolutamente in grado di fare un'altra metà gara con la hard. Carletto nel frattempo invece spinge al massimo, decisamente al massimo direi, perché c'è da dire che lui andrà poi con la rossa fino in fondo, okay, tra qualche altro giro. Però se riusciamo anche 7-8 giri al 40esimo si può fare. Non c'è tanta usura giro dopo giro in questa pista, noto. Guadagna un secondo Leclerc su Sainz, un secondo. Vedete, 39, spingendo così tanto, capirai, un altro giro potevamo fare. Arrivati al 30 già non vale più la pena. Vediamo Sainz dove potrebbe uscire, perché è importante anche quello. L'abbiamo fermato in modo tale da... Sicuramente Leclerc passa. Just a reminder on DRS. Quel gruppo fa niente, perché... At the moment we are the fastest car on track.
giro veloce di Charles Leclerc, 1:21.2, eccolo lì, modalità, devo arrivare davanti a Sainz con la strategia diversa. Giocano per i cazzi loro le Ferrari, perché non c'è proprio verso di fare altro. Sainz rientra in pista, al massimo avrà dei nuovi doppiaggi da fare di nuovo, ma è libero, è tranquillo. Ma comunque incredibile, l'usura della gomma su questa pista è veramente ridotta al minimo, ottimo. Leclerc è al 33% di gomma, quindi adesso questo è l'ultimo settore, al prossimo giro si fermerà. 18 secondi su Sainz, che si è ritrovato in effetti di nuovo nel giro di alcuni doppiati. Questi se la giocheranno, per la verità. In realtà Sainz sarà avanti, penso, 4-5 secondi. Però con gomma rossa poi nuova, Charles Leclerc potrà rivendicare il suo diritto, assolutamente legittimo tra l'altro, di tornare sotto, anche perché va detto che noi abbiamo lasciato andare Sainz quando sembrava che potesse andare di più. È arrivato al limite, vedete, 31%, adesso si accenderà la spia della lamentela, sentiamolo. Ma non dice niente perché si deve fermare, quindi già lo sa, è inutile protestare. Box. Bravo Charles, ultimo settore per Sainz, sicuramente gli salterà davanti. Vediamo di quanto Leclerc ha rimesso in moto adesso. Sainz ha DRS del doppiato, molto comodo, e passa, mentre Leclerc deve ancora togliere il limitatore. Eccolo lì Sainz, ma sono molto vicini, sono molto vicini. 26 giri per Leclerc con gomma rossa. Era completamente nuova la rossa di Carletto, questo è l'ottimo vantaggio di passare il taglio della Q1 con una media. 3.8, Leclerc già guadagna praticamente mezzo secondo da quando ha lasciato la corsia box. Wow, Sainz fa il giro veloce, attenzione, perché vede lì Leclerc a 2.5 e vuole cercare di fargli capire che sarà sua la vittoria. Attenzione perché Sainz tra l'altro può spingere al massimo, con Leclerc abbiamo dovuto diminuire un attimino. E comunque girano insieme, girano uguali. Forse la strategia di Sainz è migliore, perché gli permette di spingere e di quindi andare come una rossa. Vabbè, cambia niente in realtà. Anzi, magari lui... troppo! Ma le temperature di Leclerc? Sono gialle, non cioè 150 gradi. Ecco, pensate, se ne è lamentato Leclerc che ha delle temperature più basse. Forse così può reggere. Attenzione solo a questi curvoni. Comunque è assurda lì la superiorità, ragazzi, rispetto agli altri. Veramente insensata. Attenzione qua, Sainz ha dei doppiaggi, potrebbero essere pericolosi. Si spostano per far passare Sainz, però perdono un macello. Attenzione, Verstappen e Hamilton fanno un'altra sosta. Visto che si sono fermati ancora e visto che Sainz è comunque in testa, adesso faccio spingere Leclerc tantissimo. E poi gliene rimonto un'altra. E andiamo a fare le qualifiche con Carletto. Eccolo qua. Eccolo qua. Fa segnare il giro veloce Carletto in 1:20. 727. Vabbè, così lo prende in niente Sainz. Ovviamente. Ovviamente così lo prende in niente. C'è il margine su Perez. Perez è a 31 secondi da Leclerc. Verstappen a 22 secondi da lui. Cosa? Rispetto al leader, quindi Verstappen. Sì, ma anche Perez è safe. 70% di conduzione. 56% secondo me anche Perez. Tra poco può fare un'altra sosta. Credo che la farà. Lui si era fermato 2-3 giri dopo rispetto a Verstappen. Mamma mia, Leclerc, tutta la striscia fucsia. Se gli arriva sotto sotto, ovviamente diciamo a Sainz di non rompere i coglioni, perché Leclerc ora tocca a lui spingere tantissimo. Sì, glielo diciamo, perché sennò Leclerc ci perde un po' il ritmo. Strategia diversa. Quello che prima abbiamo tolto a Carletto, ora glielo ridiamo. Sainz chiaramente potrà approfittare sui rettilinei della scia per andargli super dietro. Ma ragazzi, abbiamo dato un minuto alla Red Bull. Mi metto nella sua testa. Dice: guarda, siamo andati a prendere Sainz di prepotenza. Calmiamoci. E portiamola a casa così. Abbiamo anche il giro veloce.
Bisogna vedere dove arriva questa rossa. Per il momento ha più usura di Sainz. We should slow down. 15 giri, 62% li può fare. Lift off needed. Sì. Ecco. Facciamo così. Nuovo cambio di programma. Diamo a Sainz la possibilità di passare Leclerc se ce la fa. Ok, doppiati. Ah, perché in effetti Carletto era a 2 secondi da Sainz, se lo stava controllando, se la stava giocando. Adesso se gli facciamo fare solo lui una sosta in più, praticamente vogliamo dare la vittoria a Sainz. Lui non ne sarebbe contentissimo. Sarebbe una cosa molto da Ferrari. Cioè, non regalare la vittoria a Sainz, ma fare delle soste magari in più inutili, dei rischi che è meglio non correre. Non ci sono disposizioni, no? Per nessuno. Perché state così in fila? Si vede che Sainz non ce la fa, pur spingendo tanto sulla gomma. Carletto grande difensore, non è vero in realtà nel gioco, ma in teoria lo sarebbe. Vediamo dove andranno a finire. C'è un doppiato, quindi anche qua Carletto sul rettilineo avrà il DRS, quindi è difficile per Sainz passarlo. I giri intanto scorrono, la gomma di Leclerc sembra tenere, quindi il cambio di programma era doveroso. Siamo tornati al punto di partenza. Sainz la sta un po' surriscaldando, però è quello il guaio. No, non più. Facciamo così, vuoi spingere ma guida in aria pulita, non in scia Carletto che ti tira fuori i 700 gradi dallo scarico e ti fa male. Mancano 10 giri, Sainz passa Leclerc, ce la fa con grande fatica. Allora possiamo togliere questo adesso. Ma la cosa assurda è che guardate il distacco delle due Mercedes, sono a 1 minuto e 20 praticamente dalla Ferrari, e infatti i due Ferrari stanno per doppiare le due Mercedes. Pauroso questo. Si becca un minuto anche la coppia di Red Bull. Incredibile. Sainz può andare un pochettino su di benzina, con Leclerc aspetta un attimo. A questo punto, in questi ultimi 10 giri che la facciamo giocare, ho ancora un minima piccola preoccupazione. Non mettere la safety ora che sono già passato. Chi è coinvolto nell'incidente? Incidente tra più auto. E che è un macello. Ora guardiamo bene la Haas. Guardiamola bene, eh? Accidenti, che botta! Devono averla sentita. È andato in ghiaia ed è rientrato addosso all'Alfa Romeo. Intanto doppiaggio di Russell. Incredibile. Doppiaggio di Russell. Se non ci sono problemi di gomma, e spero che non ce ne siano, anche se tutta sta sicurezza nel caso di Carletto non ce l'abbiamo. Abbiamo fatto gara insieme con due Ferrari, si sono perse di vista per via della strategia, ma la superiorità c'è. Andiamo un po' su con la benzina, anche con Carletto. Sainz è molto bravo a gestirla, cioè gliela metto ma non la consuma. Ok, veramente super bravo. E proviamo a recuperare un po' di Hers, perché Carletto è un po' aggressivo, vedi? Sainz se lo gioca bene, Carletto no. Ma visto che siamo in scia, possiamo provare a recuperarlo. 7 giri, abbiamo un 10% da giostrarci. E attenzione, perché anche quella di Sainz piano piano sta arrivando. Adesso un altro pochettino, naturalmente glielo possiamo far spremere così, ma
Ho una notizia, ragazzi. Carletto autonomamente ha perso 2,5 secondi da Sainz. E non ci sono stati doppiaggi. Succede semplicemente che non riesce più con questa gomma, credo. 2,7 secondi, guardate, 2,8 secondi. Oh, siamo matti qua. Box. Subito. Rossa, va bene, questa, la più nuova possibile. E sicuramente si tiene il giro veloce. E Sainz a questo punto, 4 giri. Cerchiamo di non fargli finire pure l'arda lui. Slow down. Sono andati praticamente tutti su 2 soste. Non saranno stati mica stupidi. Certo, come velocità ora si sdoppieranno le Mercedes che hanno fatto 2 soste. Quindi con una sosta... oddio, forse no. In realtà no. Ma com'è possibile avergli dato... La strategia migliore per una sola sosta conservativa era quella... spero, 39% la gomma. Era quella di Sainz. Adesso Leclerc... Oddio, ha già fatto lui il giro con... Però è scarico anche di carburante, quindi... Forse riuscirà ancora a migliorarlo. Lo facciamo sparare al massimo. E va bene così. Grande gara della Ferrari, ragazzi. Se non avessimo giochicchiato un pochettino tra noi, sarebbe stata una noia assurda. E qua ci sono... Gli unici sono Verstappen e Perez, continuano a camminare insieme. Gli altri... Just look after these tires. Sono lontanissimi, sono nella terra di nessuno, solamente Zoe e Gasly. 3 more laps, dai, ce la fa Sainz con l'hard. Per una sosta bisogna fare media hard andando un po' lunghi come abbiamo fatto con Sainz. E comunque l'abbiamo fatto spingere nel primo stint, quindi ottima la sua strategia. Carletto più d'attacco, più giocoso. Ce lo possiamo permettere solamente perché la Red Bull ha fatto veramente schifo, ragazzi. Ma tutti gli altri. Doppiare fino alla quinta macchina, cioè vuol dire che veramente c'è una superiorità clamorosa. Bello Gasly e Zoe, che però in realtà non hanno... se non rimontano su Norris... Alla fine Norris è andato a punti. All'inizio non riusciva. Vediamo i settori di Carletto, perché adesso lui spingerà. Fuchs e Leclerc nel settore centrale, attenzione. Può andare forse a migliorare il suo 1.20. 1.20 anche Sainz, però 20 e mezzo abbondante. Ha recuperato 2 secondi a Sainz e Leclerc. Ovviamente non c'è tempo, ma Leclerc vola. Pure adesso ha fatto 1.20 sicuro. 1.10. E dov'è il giro veloce? Aveva fatto uno... Ah no, sì. Era 19... Sì, mi ricordo. Bravo Carlos. Comincia l'ultimo giro anche per Leclerc. Vediamo se riesce ad andare a segno. Verstappen si migliora adesso, molto interessante. Sainz, vittoria facile la sua. Più che altro perché abbiamo gestito con grande esperienza tutta la Ferrari, la sua strategia è stata migliore. Ero in dubbio se far fare a uno o l'altro una o l'altra cosa, non è che abbia avuto preferenza, ecco, però per carattere Leclerc mi sembrava quello un pochettino da privilegiare sull'aggressività delle gomme, quindi andando di rossa, e però purtroppo nonostante i nostri tentativi non è riuscito a farla durare fino alla fine, stava perdendo a un certo punto troppo da Sainz. Giusto così, così Sainz riesce a prendere un po' di margine da Verstappen e ci rimettiamo 1-2 nel mondiale. Leclerc e Fuchs nel settore centrale, Carlos Sainz vince il Gran Premio del Montmeló di Catalunya qui in Spagna. Ma sta per arrivare Leclerc, che è fucsia nel settore centrale. Sbaglia il traguardo. Ha avuto però un doppiaggio, però proprio nel settore centrale. No, forse all'inizio dell'ultimo in realtà. Vediamo Leclerc come va a chiudere. 1.19.148 l'ha fatto, 19.148, mostruoso. Bravo Sainz,
meritata, un po' aiutata da questa doppietta Ferrari e anche di una gestione di grande esperienza. Sainz è ancora in lotta per il titolo, quindi se ci mettiamo la quinta gara, dargli subito ordine di scuderia, aspetta, facciamo vincere Carletto, non è tanto la mia filosofia, tanto alla fine siamo qua di fantasia, sarebbe bello vedere una lotta tra tutti. Purtroppo Verstappen, guardate la faccia, scuro in volto, si sono presi, mamma mia, abbiamo doppiato quasi tutti, cioè altri 10 secondi avremmo doppiato anche le Red Bull. Questo è un po' 19.148 il giro veloce di Leclerc all'ultimo, perché era 19.5 prima, o forse no, vabbè, 19.9 anche Sainz, che non ha mai montato una rossa, quindi grande lavoro per lui pure. Buon giro. Leclerc ha un secondo dal giro record in qualifica di Verstappen, chiaramente un secondo e mezzo invece da quello che abbiamo fatto oggi in quali. Vediamo la classifica, 131, Carletto alla fine fa 19 punti, non 18 perché si prende anche il giro veloce, quindi va bene, ne omaggia 6 a Carlos Sainz per permettergli di passare Verstappen e mettersi lì davanti a tutti. Attenzione perché sono ancora 31 punti di distacco da Verstappen. Nella realtà Verstappen li ha abbondantemente recuperati e poi ha completamente distrutto la Ferrari e Leclerc, però in questo gioco la tendenza mi sembra insomma sul privilegiato andante per la tua scuderia. Chissà, ragazzi, se ti prendi una scuderia scarsa fai risultati troppo belli, se ti prendi una scuderia forte rischi di non avere concorrenza. Dai, facciamo qualcosa, sviluppatori, che il gioco è figo. Io, ragazzi, intanto quello che posso fare è ringraziarvi per essere stati qui per questo nuovo appuntamento. Ci vediamo nel prossimo video. Un grandissimo abbraccio, venitemi a trovare, mi raccomando, tutti quanti su Instagram. Ciao! Lo trovate in descrizione, ovviamente. Così come il giveaway di Instant Gaming, ci sono tante novità a questo gioco e non sarebbe male riuscire a vincerli gratis con il giveawayino che c'è qua sotto. Ciao, ragazzi!